non è lunga la strada. L'acqua scorre, però qui non abbiamo problemi di acqua, perché il fiume è grande. La schifezza. C'è stato anche uno scandalo di recente. Sono state portate a giudizio un paio di compagnie che distribuivano i boccioni di acqua distillata, quella che noi utilizziamo per bere e cucinare, e si è scoperto che non era distillata per niente e c'è gente che è finita in ospedale. Quindi l'acqua la possiamo consumare, non c'è restrizione di acqua perché questa non è acqua potabile e per fortuna ce n'è a sufficienza. Oggi mi sono truccata dopo 4-5 giorni che non lo facevo perché è arrivata la Nicole, figlia di una coppia di nostri amici. È arrivata Nicole, così ci siamo viste per pranzo, dovevo darle anche qualcosa per conto di un'altra nostra amica che è fuori Shanghai per lavoro. E quindi poi a un certo punto io avevo un'idea malsana, arrivare a Pudong, ma appena ho messo, cioè ci siamo viste al ristorante qui sotto casa, appena ho messo il naso fuori, non lo so, la temperatura è abbassata, dicono almeno. Però invece non mi sembrava tale. Allora, ero arrivati questa mattina, lei e il suo fidanzato, questa mattina con un volo e aveva intenzione di portarlo prima al tempio di Jinan. Poi quando ho sentito me che volevo andare a Pudong, scusate. Ha detto, vabbè, al limite potremmo, no? E invece quando ho messo il naso fuori ho detto no, io a Pudong non ci vado. Ragazzi, io mi infilo in un taxi, vado in un supermercato che dovevo prendere due o tre cose, mi era finito il bagnoschiuma. Li porto al supermercato. Si apre più di così. Il governo mi porto fino al supermercato e voi lì siete al tempo di Dinanna. Ecco, altrimenti non mi sarei truccata. Più di merda, di così anche lei lo diceva, lavora a Roma. E lavora proprio in centro, il suo ufficio è vicino Piazza di Spagna, e mi diceva che appunto quando andava in ufficio gli ultimi giorni diceva come si fa a fare turisti con questo caldo? È una cosa impossibile. Poi è arrivata qua che le temperature si sono abbassate, appunto come le abbiamo detto, dicono, questo è molto più insopportabile, non me lo ricordavo un caldo così a Shanghai. Lei è stata a Shanghai per
5 anni, era una bimbetta. Allora vabbè, stiamo sempre a fare, no? Da me fa più caldo che da te, tutte queste cose qua, ma non è così semplice la faccenda. Sta cosa dell'acqua, devo dire che un po' mi ero preoccupata anch'io quando è venuta fuori questa notizia dell'acqua dei boccioni. E mi ero preoccupata perché a un certo punto io preparo il caffè la sera perché non bevendo caffè latte non mi interessa che il caffè sia forte bollente, caffè nero bollente, quella cosa che mi dia la sferzata di energia, no? Io ho bisogno solo di una cosa calda, quindi il caffè lo preparo la sera, ma la mattina, stranamente, in questi giorni il caffè latte aveva un saporaccio strano, eppure il caffè, la polvere di caffè era sempre la stessa, quindi non poteva essere lei. Quindi non saprei. Mi sono struccata con appunto quello che io chiamo sempre Clean It Zero, sì. Che finirà, mi lascerà. Adesso mi detergo col glicolico. Sì, forse se lo metto, quello così. Che è un gel, tre pusciate, un gel trasparente. Come al solito, accendo il telefono per registrare. Trilla! Non viene di qua, tanto. Trilla, trilla abituata a non venire dall'altra parte della zona notte della casa. Che brava. L'unica cosa che sono riuscita a fare con lei. Insegnarle a stare al guinzaglio quanto prima. Appena il tempo lo consente. Poverino, mette il naso fuori di casa, che ormai è un mese e mezzo, ma anche di più. Solo che, meglio per lei, nel living c'è una temperatura costante e quindi va bene. Mentre il massaggio mi sento un pelo qua, quanto non lo sopporto. Appena sento un pelo, poi è un pelo solitario. Qui, sì, però solitario. Ok, faccio una pausa. Ecco, sono sciacquata, sono detersa, mi tonifico. No, invece metto un po' solo di acqua di riso. L'altra l'ho versata in uno spray, soltanto perché dopo il glicolico, dopo questo cleanser, il glicolico tira la pelle, tira, è scrocchiolosa. E niente. Ho fatto un acquisto da Zara, una camicia che ho pubblicato pure su Instagram, ma sta ancora lì appesa col cartoncino, col cartellino, perché non sono convinta. È molto bella, però non saprei. Faccio una maschera, questa Brightening al Ginseng, sempre di Wellderma, che è una di quelle che un brand che mi piace moltissimo, dovrei farne scorta perché qui non è che si trovi spesso questo brand rispetto alle più famose ormai su YouTube. La apro
nell'avello. Se non trovi, quando bisogna aprirla, se non trovi il verso giusto, è un macello. Questa è quella in tessuto, mentre mi piacciono più quelle con la cos'è, una specie di, non è silicone, ma insomma, ecco quella, mi devo ricordare perché c'era un brand che mi piaceva moltissimo. Fra queste che hanno un aspetto siliconato, sì. Come devo riprendermi quelle, ma oggi non avevo voglia di fare scorta in un posto dove ero. Sono quelle che usavo anche una volta con il 3D che va di collo e si attaccano all'orecchio. Sono splendide. Credo di esserci. Adesso farò un taglio, provo a farlo con le mani, ecco perché ovviamente le maschere non hanno un'adesione universale e quindi bisogna ogni tanto fare dei taglietti come ecco anche qua in maniera che tutta la maschera si adesa al viso. Quindi io sono pronta. Resto sulle cosce, faccio così perché poi dopo ho altre cose da fare e mi butto in doccia. Dice che fai queste cose prima della doccia. Sì, ma è presto e volevo farmi questa maschera qui prima di magari farmene un'altra dopo. Niente, per adesso così. Se ho voglia poi di raccontarvi altro vi faccio sapere. Baci.